Bentornati in studio, questi gli aggiornamenti di oggi. Dalla mezzanotte scatta l'ordinanza del Presidente della Regione con la quale ha istituito la zona rossa Ribera in considerazione dell'elevato numero di contagiati. Dal report dell'ASP di ieri, la città delle Arance conta 103 contagiati, frutto di diversi focolai domestici scoppiati dopo il 10 marzo scorso. Auspico, dice il sindaco Matteo Ruvolo, che la cittadinanza sia rispettosa del protocollo che la zona rossa prevede e che esca dalle proprie abitazioni solo in caso di comprovata necessità e di lavoro. Il sindaco si sta adoperando per affrontare il periodo rosso, fino al 6 aprile compreso. Ho svolto una riunione con il comandante della tenenza dei carabinieri di Ribera, con il comandante della polizia municipale e con quello del corpo forestale per mettere in campo misure rafforzate di controlli per evitare che si possano creare occasioni di assembramenti o occasioni che possano agevolare la diffusione del virus. E mentre il sindaco Francesca Valenti ieri comunicava la fine dell'isolamento di ben 15 soggetti a seguito dell'infezione da Covid, c'è adesso molta apprensione per l'esito di decine di tamponi effettuati su giovani. Si teme possa diffondersi un contagio che potrebbe far sorgere un altro focolaio. Nonostante Sciacca sia in zona rossa, quindi con il massimo delle restrizioni, e nonostante siano vietati gli assembramenti da quando è scoppiata la pandemia, si è festeggiato un 18° compleanno. A quanto pare avrebbero partecipato diverse decine di giovani, una festa che, pur nella ragionevole gioia del traguardo della maggiore età, non ha resistito alla massima allerta che c'è in città e che vive la zona rossa. Zona rossa che vieta tutto, tranne quelle poche cose comprovate da assoluta necessità. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno deferito in stato di libertà tre uomini di 50, 68 e 23 anni poiché ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. I carabinieri giunti nei pressi dell'intersezione fra la statale 115 e la provinciale 13 hanno notato i tre uomini che, attrezzati di motoseghe e troncarami, stavano tagliando dalla base diversi alberi di eucalipto presenti a bordo strada di proprietà della società ANAS. I due si erano già appropriati di circa 500 kg di legna, caricandola su due furgoncini di loro proprietà. Dopo aver accertato che i tre uomini non erano in possesso di alcun titolo o autorizzazione per espletare tale attività, li hanno denunciati alla competente autorità giudiziaria. Due uomini sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio per la sparatoria avvenuta ieri nel quartiere Zen di Palermo. In carcere, su disposizione della DDA, sono finiti Letterio Maranzano, 35 anni, e Pietro Maranzano, di 21. Secondo quanto accertato dalla polizia, avrebbero fatto parte di un comando composto da una decina di persone che ieri ha teso l'agguato alle vittime, Giuseppe Antonio e Fabrizio Colombo. Tra i due gruppi ci sarebbe stata una lite qualche ora prima dell'aggressione. Ai due fermati è stata contestata l'aggravante di aver commesso il tentato omicidio con il metodo mafioso. Dopo l'agguato, le vittime sono andate in ospedale. Giuseppe Antonio, padre e figlio, hanno riportato ferite non gravi. Fabrizio è rimasto illeso. Nell'agguato è rimasto ferito con un taglio alla nuca anche Letterio Maranzano, uno dei due fermati, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. E nelle corsie Covid, fino a un mese fa, vedere un quarantenne era un'eccezione. Oggi all'ospedale Cervello di Palermo il paziente più giovane ha 38 anni e un principio di polmonite. In tre settimane i ricoveri sono triplicati e l'età media è passata da 73 a 60 anni. Allarga le braccia Tiziana Maniscalchi, responsabile del pronto soccorso del Covid Hospital palermitano. L'età media dei nuovi positivi a metà marzo era di circa 38 anni e si è abbassata rispetto ai 44 dei primi di gennaio. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp